Siamo con Fausto Gruppioni per affrontare il problema delle biomasse a Mezzolara. Cosa troviamo qua davanti, signor Gruppioni? Allora, qui abbiamo questo filare qua che è tutelato dalla regione, dove ci sono circa 1099 alberi, sono più della metà querce e poco meno della metà sono gelsi. E la zona là in fondo, là dove c'è l'angolo dove parte perpendicolarmente l'altro filare di gelsi, dovevano venire le famose quattro centrali. Quattro centrali dove prendevano circa 13 ettari di cemento, in poche parole. E da questo filare qua in là parte tutta la parte diciamo umida, adesso una parte ancora allagata, una parte no, della Valle di Benni, che è una delle ultime oasi che sono rimaste nel nostro territorio, sì, diciamo, quindi certo. Della Bassa, una delle zone da tutelare della Bassa. Certo, perché qua ci sono molti, molti animali, ci sono ancora molti, anche animali mammiferi che uccelli, insomma, ecco, ci sono volpi, ci sono cormorani, c'è un po' di tutto, insomma. E in questo momento il progetto... Invece adesso ci spostiamo nella zona invece dove verranno fatte effettivamente, perché qui dopo l'azione del comitato si è riusciti a farli spostare da questo punto qua, ma nella parte di dietro della valle dove adesso andiamo. E farle passare da 4 a 2, giusto? Da 4, anche se la posizione del comitato è quella che la riduzione deve essere a una sola centrale a 1 megawatt, perché il massimo di una centrale a 1 mega, adesso riassumo molto brevemente, è quello che è il limite che un'azienda agricola può avere. Allora, noi contestiamo il fatto di aver fatto il cumulo di più impianti. Più impianti in una volta sola. Esatto, noi non abbiamo voluto fare il comitato del no, anche se molti cittadini erano contro le centrali a biomasse. Noi abbiamo voluto portare delle proposte, queste proposte erano quelle del ridimensionamento di questo sistema di centrali, sì, a biomasse, un solo impianto da massimo un megawatt. Questa è, diciamo, la posizione del comitato, insomma, lo spostamento più un solo impianto da 1 mega. Per